L'ariete è un segno di fuoco. Simbolicamente corrisponde alla pastorizia. Anatomicamente corrisponde al cranio. Stagionalmente corrisponde alla nascita dei primi steli del grano e per trasposizione corrisponde all'inizio della vita. Le qualità dell'ariete sono il coraggio, lo slancio, l'entusiasmo, il rispetto della verità, l'obbedienza agli ordini e la chiarezza di idee. I difetti sono la testardaggine, la diffidenza, la tendenza alla violenza, il bisogno di primeggiare. Il temperamento è patriarcale e perbenista. Le professioni care all'ariete sono tutte quelle che richiedono energia e capacità di comando, buon rendimento nell'industria automobilistica e tessile. Gli sport preferiti sono l'automobilismo e il motociclismo. L'ariete è il primo segno zodiacale e non se ne scorda mai. Affronta la vita come se avesse accanto a sé degli avversari da battere, da superare in una corsa gloriosa verso il traguardo. Il cranio, che corrisponde simbolicamente al segno, è la prima parte del corpo del neonato che si presenta alla luce e la sua solidità è indispensabile per la buona riuscita del parto. Da qui la fiducia dell'ariete nelle maniere forti. Per lui il successo si conquista spazzando via gli ostacoli, sfondando i muri e non indugia a riflettere se avrà la forza necessaria per compiere tali imprese. Procede di slancio senza ascoltare consigli di prudenza, anche perché pensa che chi vuole fermarlo sia un avversario o un nemico. Accanto alle grandi capacità di entusiasmo dell'ariete corre infatti una sotterranea diffidenza che si manifesta soprattutto nelle piccole cose. Il salumiere lo imbroglia sul peso del prosciutto, il tassista segue un percorso troppo lungo per far salire il tassametro, ma se gli si perdonano questi peccati veniali, l'ariete può essere un compagno o una compagna meraviglioso, pronto a proteggere chi ama con coraggio e generosità. L'uomo ariete è un po' macio, con qualche sfumatura dittatoriale. Gli piace essere capofamiglia, ma svolge questo suo ruolo con grande calore umano e grande senso di responsabilità. In amore, predilige la tattica di conquista rapida. La donna ariete ha un temperamento da amazzone. Non accetta mai totalmente il ruolo di donna di casa, silenziosa e sottomessa, ma sa apprezzare un partner forte e deciso. In amore tende a prendere l'iniziativa. Il bambino ariete è di solito vivacissimo e con una carica di energia che sfoga in giochi movimentati o violenti. Bisogna lasciargli molto spazio, ma occorre proteggerlo dal pericolo di incidenti. L'ariete con ascendente ariete vede esaltate le proprie caratteristiche con la tendenza a comportarsi in modo forse troppo semplice e diretto. Gli altri due segni di fuoco, leone e sagittario, aumentano le cariche di energia dell'ariete e la sua generosità. Dei tre segni d'acqua, cancro e pesci addolciscono il temperamento dell'ariete, mentre lo scorpione rischia di renderlo più aggressivo. I tre segni d'aria, gemelli, bilancia e acquario, hanno ottime influenze complessive, grazie alle quali l'ariete diventa più socievole e riflessivo. I tre segni di terra, toro, vergine e capricorno, tendono a convogliare le enormi energie dell'ariete in direzioni pratiche, lo trasformano in manager di successo o professionista instancabile. Quali sono i partner ideali dell'ariete? In teoria i suoi due fratelli di fuoco, il leone e il sagittario. Ma dobbiamo stare attenti perché a volte le analogie troppo strette, le somiglianze troppo intense creano degli scompensi.
Tutti e tre sono segni energetici. Sono segni che vogliono emergere, ciascuno a modo proprio. E ciò potrebbe creare dei problemi di coppia, dove uno tende a sopraffare l'altro. Perciò, sebbene la base di intesa sia buona, un leone che si accoppia con un ariete dovrà moderare un poco le sue pretese di grandezza, di signorilità, di sovranità, perché anche all'ariete piace primeggiare. E il sagittario, impetuoso ma ingenuo, rischia di sommare certi suoi lati infantili ai lati altrettanto infantili dell'ariete, e perciò la coppia potrebbe gettarsi a capofitto in imprese dalle quali non è facile uscire. Più solidi, più temperati, molto meno aggressivi nella sostanza, i tre segni di terra. Qui non c'è più il rischio di una lotta per il primato, di una lotta per emergere o per avere la preminenza nell'ambito della famiglia, ma è piuttosto una questione di ritmi diversi che potrebbe innestarsi problematicamente sulla quotidianità familiare. All'energia prorompente e imprudente dell'ariete si contrappone la prudenza serena e meditativa del toro, la prudenza un po' grigia della vergine e la prudenza nettamente pessimista del capricorno. L'ariete in un certo senso rischia di trovarsi stretto in limiti ambientali che gli tolgono un po' il respiro, che gli tarpano le ali, che gli impediscono di sviluppare in modo concretamente felice il suo slancio vitale. Ma nonostante queste iniziali difficoltà, è molto probabile, e lo vediamo confermato dall'esperienza quotidiana, che questi freni posti all'ariete hanno spesso effetti molto benefici. In un certo senso è come se in una caldaia pronta a esplodere ci fosse applicata la valvola di sicurezza. Ci sono sfumature fra i tre segni, sfumature che possono favorire certe tendenze dell'ariete o modificare in un modo forse troppo drastico i suoi difetti. Diciamo che il toro è un compagno più accomodante, è un compagno più affabile, più pronto a seguire l'ariete senza contrastarlo in modo preciso. E tuttavia il grande bisogno di pace e di placidità del toro può essere infastidito dal continuo movimento e dal continuo ribollire focoso dell'ariete. La Vergine è molto più incline a speculare sulle piccole cose e in questo lato del suo carattere si incontra abbastanza bene con l'ariete, che anche lui è attento ai dettagli nella quotidianità. La fusione fra i due potrebbe però dare una pignoleria eccessiva, un'eccessiva diffidenza, un bisogno di criticare a destra e a sinistra tutto quanto e tutti quanti si presentino alla loro attenzione. Quindi una coppia che può funzionare bene nell'intimità, ma che nell'ambito della vita sociale rischia di diventare fastidiosa. Il Capricorno ha un dato molto importante per intendersi con l'ariete, perché entrambi hanno in comune un pianeta signore, che è Marte. In entrambi dunque c'è una certa tendenza, non dico alla violenza, ma almeno alla grintosità. Perciò la combinazione ariete-capricorno può dare un'accoppiata vincente nel campo degli affari e nel campo della conduzione manageriale della vita. Per quello che può essere la
tranquillità o la pace di un'intesa domestica, le cose sono un po' più difficili, ma siccome hanno entrambi dei caratteri piuttosto forti, o si sviluppa subito un urto frontale, oppure riesce a maturare nel tempo un'intesa fruttuosa. Più problematici per l'Ariete i tre segni d'aria. Perché l'Ariete bada al sodo, l'Ariete vuole ostacoli concreti da battere, l'Ariete vuole idee chiare da seguire. I tre segni d'aria invece sfumano, si distaccano dalla realtà, guardano le cose un po' dall'alto, soprattutto sono molto attenti alle problematiche e ai risvolti delle differenti situazioni. Vedono il diritto e il rovescio di ogni cosa. Questo accade soprattutto alla Bilancia, verso la quale tuttavia l'Ariete è irresistibilmente attratto. C'è questa attrazione degli opposti che vedremo svilupparsi anche in tutti gli altri segni e che fa sì che l'Ariete, di fronte alla calma e alla razionalità della Bilancia, abbia l'impressione di recuperare una parte di sé che aveva prima perduto. La compenetrazione delle qualità e dei difetti di entrambi può avere risultati straordinari, purché la Bilancia non si irrigidisca troppo su certi schemi etici e purché l'Ariete non infranga in modo eccessivamente clamoroso le regole e la purezza di istinti legalitari della Bilancia. I Gemelli e l'Acquario sono in fondo troppo spiritosi, troppo elusivi perché la convivenza con l'Ariete possa scorrere tranquilla come un torrente. No, qui ci sono degli urti, ci sono dei capricci, ci sono degli scambi di idee dove l'Ariete rischia di essere perdente perché gli altri due hanno una lucidità e una prontezza mentale troppo superiore a quella dell'Ariete. Intendiamoci, non è che l'Ariete sia più stupido dei Gemelli o dell'Acquario, per carità, è semplicemente un atteggiamento mentale verso le cose, verso le idee, un modo di parlare, un modo di chiacchierare, un modo di gestire che diventa nettamente più problematico per l'Ariete. Buoni i segni d'acqua, soprattutto Pesci e Cancro, perché l'Ariete è protettivo e invece i Pesci e il Cancro amano essere protetti. A questo punto naturalmente si crea la coppia ideale, cioè un partner che protegge l'altro, che gli fa scudo del suo braccio e che gli riserva tutte le sue attenzioni. Con lo Scorpione invece la faccenda è più problematica. Lo Scorpione può fingere una arrendevolezza che non possiede e con il suo pungiglione segreto può ferire l'Ariete nel punto più vulnerabile. E quindi questo è un accoppiamento che è una specie di roulette russa. Può andare benissimo, ma può anche finire in un dramma.